Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, dunque, Albissola-Juventus 2-2 agli ottavi. Ci va l'Albissola in virtù del maggior numero di gol fatti. Regola di cui non sono d'accordo, ma giustamente non è che puoi cambiare la regola in corso, quindi giustamente è così. E, beh, allora, diciamo che la Juve mi è piaciuta come ha interpretato la partita. L'Albissola è più forte del Cuneo, o perlomeno è più squadre, questo sì è chiaro. La Juve fa un calcio, secondo me, poco adatto esattamente alla C attualmente, cioè troppo possesso palla, troppi giri, tac, mentre l'Albissola fa il classico gioco da D e Lega Pro, cioè legna e palla in tribuna, ma giustamente. Alla fine era nell'aria l'1-1, la Juve è passata in vantaggio con un gran gol di Mavididi, poi era nell'aria il pareggio dell'Albissola, è arrivato al gol dell'Albissola. La Juventus ha fatto quello che una squadra non deve fare, e secondo me la Lega Pro aiuterà tantissimo questi ragazzi a non fare: ha staccato la spina e subito dopo l'Albissola ha fatto il 2-1. È chiaro che poi è difficile tornare in partita. È stata brava la Juve a pareggiare con Olivieri, che ha avuto anche l'occasione per andare sul 3-2, non l'ha sfruttata, la partita è finita sul 2-2 passa l'Albissola per questa regola, ripeto, che non mi trova d'accordo, perché secondo me io metterei, quando ci sono questi gironi a 3, i calci di rigore. E se andiamo a pari punti, chi ha battuto l'altro i calci di rigore passa, perché sennò così, cavolo, cioè. Vabbè, comunque, dico la verità, a me piaceva l'idea della Coppa Italia, la Juve che andava avanti in Coppa Italia alle Serie C. Non ce l'ha fatta, pazienza, ci riproverà se non verrà promossa in Serie B, cosa che dubito perché comunque è una squadra troppo acerba, ma credo che la Juve comunque abbia delle potenzialità. Soprattutto a me è piaciuto tantissimo Castanos oggi Castanos ha fatto secondo me una grandissima partita, e la linea difensiva secondo me invece è un po' da rivedere, però va bene, è una squadra nuova, non hanno mai giocato assieme se non in primavera, ma molti sono stati ripresi eccetera eccetera, quindi secondo me questa squadra può solo crescere e fare bene, quindi faccio i complimenti alla Juve, perché comunque uscire con 4 punti da questi gironi qua dà fastidio un po', perché comunque cioè sei lì, però va bene, ci stava, e quindi va bene così. Ragazzi, chiudo qua il video, vi do appuntamento con i prossimi, vi saluto e vi auguro una buona serata, ciao.